Buonasera a tutti, siamo in compagnia di Paolo Gallo, che è uno dei giocatori che è rimasto qua ad Alba dopo la vittoria della scossa C-Gold. Alba si gioca una grande partita con Pavia, purtroppo però una serie di decisioni anche arbitrali alla fine hanno deciso questa sconfitta. Sì, no, appunto le partite non le perdiamo per colpa degli arbitri, però c'è da dire che stasera abbiamo trovato un metro arbitrale completamente diverso rispetto a quello delle scorse partite, via. Ogni minima infrazione era vista, tante volte non c'erano proprio, quindi secondo me se si deve fare un fischio di quel tipo bisogna essere veramente sicuri, perché sennò comunque va bene, la partita lo sappiamo, non le perdiamo per colpa degli arbitri. Non abbiamo giocato male, perché per la prima volta penso siamo riusciti a fare 78 punti, ed è una cosa positiva, stasera è entrata. L'approccio era quello giusto, peccato, loro hanno tirato con delle percentuali altissime secondo me all'inizio, che non so più cosa fare, però anche noi abbiamo risposto bene e poi dopo non posso manco dire, abbiamo perso la fine, perché poi alla fine Claudio è ancora riuscito a tenerci su. Un po' io trovo che siamo ancora un po' troppo molli in difesa, non abbiamo punti tra le mani, siamo dei poveracci, dobbiamo essere dei muri in difesa, invece trovo che siamo ancora lì, secondo me dobbiamo ancora lavorare tanto sulla difesa, secondo me è il punto cruciale. Se posso chiederti invece che aria si respira nello spogliatoio dopo la brutta partita con Piombino, una vittoria in emergenza a San Giorgio e questa grande partita in cui però non è arrivato il successo, ma in cui comunque Alba si è dimostrata all'altezza di questa categoria. Sì, no, vabbè, di là siamo tutti incazzati ovviamente, non c'è nessuno che parla, chi parla viene subito segato, gli seghiamo subito le gambe, però via, ci deve far ragionare, perché loro erano una squadra molto forte, con dei giocatori, io non ne conosco nessuno, però a quanto pare mi dicono che sì, erano molto molto forti, e niente, l'approccio sicuramente è stato giusto e siamo contenti della partita, però ovviamente perdere fa sempre girare i cosiddetti. Quindi. Grazie mille allora a Paolo Gallo e buon proseguimento di campionato. Grazie.